È stato inaugurato giovedì 10 gennaio, alla presenza del ministro dell'istruzione Marco Bussetti, il nuovo spazio polifunzionale per gli studenti, denominato 22 novembre, all'interno del liceo scientifico Darwin di Rivoli. È stato predisposto nell'aula che il 22 novembre del 2008 fu teatro della tragica morte dello studente Vito Scafidi, causata dal crollo di un controsoffitto. La scuola ha scelto di non utilizzare l'aula per le lezioni, ma di dedicarla ad attività per gli studenti, realizzando uno spazio polifunzionale. La città metropolitana è impegnata in questi anni ovviamente sul tema dell'edilizia scolastica, ma in particolare appunto per la sicurezza nelle scuole. Ma oggi è un giorno importante perché è vero che noi siamo qui perché è successo il 22 novembre di 10 anni fa che Vito Scafidi ha perso la vita in un'aula scolastica, ma siamo anche qui perché questo spazio possa riprendere la sua funzione di aula, non solo come un'aula nella quale i ragazzi stanno diciamo la mattinata per la lezione, ma con una visione differente. Questo luogo deve essere luogo in cui i ragazzi possono esprimersi, possono pensare ai loro sogni, pensare ai loro obiettivi e possono davvero far sì che questo luogo, seppur nella memoria di ciò che è accaduto, possa riprendere la sua funzione. I lavori di messa in sicurezza sono stati eseguiti dalla città metropolitana dopo il dissequestro dei locali. Si è trattato di rifare pavimenti, sottofondi, impianto elettrico. Inoltre è stata realizzata una doppia apertura a vetri per dare maggiore visibilità e riconoscibilità al locale. La decorazione è stata realizzata su indicazione della scuola, che ha predisposto un progetto a cura degli studenti. C'è stato un progetto che è stato curato da una nostra insegnante che ha coinvolto i ragazzi, ma non c'è stato neanche bisogno di coinvolgerli perché quando si tratta di queste cose i ragazzi ci mettono davvero tanta voglia, tanta passione, tanto entusiasmo. Hanno realizzato un concorso di idee per l'allestimento del progetto, quindi hanno studiato il colore delle pareti, la disposizione delle righe, hanno studiato il murale. Hanno preparato il bozzetto del lavoro, hanno, come vedete, che abbiamo anche appeso alle pareti alcuni di questi progetti, hanno scelto, hanno dato delle indicazioni per gli arredi, i banchi, le sedie, quindi insomma ci siamo affidati totalmente alla loro creatività. La trasformazione di questo spazio fa parte di un programma di realizzazione di spazi polifunzionali per gli studenti, alcuni già realizzati, altri in progetto nell'ambito degli appalti futuri, per creare ambienti utili allo svolgimento di attività di gruppo, di studio ed attività extrascolastiche, al fine di rendere gli edifici scolastici più accoglienti e adatti alla permanenza dei ragazzi anche al di fuori del tempo strettamente dedicato alle lezioni. Alleluia.